Ciao, io sono Giulio. Prendi. Te la fermo io. Esatto. Eccola. Simone è un ragazzo di 35 anni, affetto da tetraparesi spastica e semiparalizzato, ha difficoltà a parlare e non riesce a controllare molte parti del suo corpo, a partire dalle mani. Ciò nonostante, è riuscito a laurearsi in ingegneria informatica. Ma come avrà fatto non potendo usare le mani? Con questo attrezzo fatto in casa. Un tasto alla volta. Con questo apparecchio tu ti sei laureato in ingegneria informatica. Però ha lanciato. Però ha lanciato, nel senso. Come? Così, come adesso? Così. La pelata è venuta così, a forza. E da questo tu hai inventato l'evoluzione a questo. A questo, a Napoli si chiama sproccolo. E l'evoluzione di questo sproccolo che Simone si è inventato è un software che permette a persone con gravi disabilità come la sua di essere connessi con il resto del mondo in maniera autonoma. A me è fatto il FaceMOUSE per pigliare il computer con la faccia. Sostanzialmente è uno strumento per abbattere un po' le barriere, quindi per far comunicare, studiare e lavorare. Fammi capire come funziona. È facile. È facile. Stamattina l'ha usato un bambino di 7 anni. Con la webcam io inquadro lui. Sì. Questa operazione è quella che deve fare chi gli accende il computer. Vado a scegliere il punto specifico, io gli prendo un punto qua dove ci sono le narici, gli faccio un click. E ora è lui che si muove. Esatto, ora è lui che sta controllando il cursore del mouse. Lui ha un pallino sul naso. Lui lo può spostare in queste quattro aree. Sì. Ogni area contiene una freccia. Quando la freccia si accende, vuol dire che il mouse si sta muovendo nella direzione che è indicata. Vedi, lui va su e giù. Però il mouse va comunque dritto a destra, vedi? Ok. Quindi se lui ha delle difficoltà di movimento, gliele filtra tutte. Ti faccio vedere. Ecco, bravo, mo fammi vedere. Allora vai su Facebook. Ok. F-A-C. Siamo su Facebook. Cerca Giulio Golia. Ora facciamo un selfie e lo mandi a questo signore qua. Sembriamo due fidanzatini però. Aspetta, vai. Fatto il selfie, l'ha salvato, facendo i vari passaggi e la invia. Eccola qua, è pubblicata. Questo è il FaceMOUSE, cioè è una telecamerina. Esatto. È il programma. È il programma, certo. Scusa. Certo, è la telecamera. Quanto costa? 2600 euro. Quanto costa invece un lettore ottico, quello per i malati di SLA? Dai 12.000 ai 25.000 euro. Se uno ha un'idea geniale e capisce che funziona, chiede un sacco di soldi, mica ne chiede pochi. Perché tu li chiedi pochi? Le famiglie hanno pochi soldi. Ho fatto una cosa per essere utilizzata. Fatto una cosa per essere utilizzata, certo. Quante persone oggi utilizzano questo strumento? 400. Però sono pochi, potremmo fare molto di più. Simone, con la sua onlus, vorrebbe raggiungere più disabili possibile, perché ci crede e ci mostra, fiero, uno dei ragazzi che in questo momento sta giocando in un'altra città. Questo è un ragazzo con distrofia. Lui l'abbiamo messo in questa posizione particolare perché non la muove mica la testa. Allora con il labbro usa la tastiera aprendo e chiudendo la bocca. Questo è l'unico movimento che riesce a fare. Deve essere facile da usare, se no non si usa. Ma sarà davvero così semplice da usare? Ci provo anch'io. Ma sei sempre. Io giustamente sono più lento di te. Sei più disabile. Sei più disabile in questo momento. Sono più disabile, certo. Per iniziare ti facciamo scrivere. Io voglio scrivere ciao. C, vado a destra dove c'è la I. Ammazza che figata. Ciao. Non è mio figlio. E se ci sono riuscito io? E tutto questo Simone e il suo staff lo portano avanti in questo piccolo laboratorio un po' casalingo, non senza difficoltà. Dove prendete i fondi? Che domanda. Pagate le spese? Quando va bene. Non è mio figlio. Ma nonostante ciò, in 10 anni hanno aiutato tantissimi altri ragazzi con disabilità motorie di tutti i tipi. E noi alcuni di questi li andiamo a conoscere. Ciao, piacere. Gianluca non è affetto da nessuna patologia, ma è comunque costretto su una sedia a rotelle. Ho fatto un incidente nel 98, sono rimasto paralizzato dal collo in giù. Io ho fatto un incidente che facevo
la quinta superiore, l'istituto tecnico meccanico. Ma nonostante la paralisi e le oggettive difficoltà, Gianluca ha portato avanti la sua passione, le auto, e si è laureato in ingegneria meccanica. Con quanto ti sei laureato? 110. E dopo l'università è riuscito a realizzare il suo sogno. Lavoro alla Dallara, che è un'azienda che produce vetture da competizione. Questi strumenti me li hanno messi a disposizione loro. Eh già, perché è stata proprio la sua azienda a dargli FaceMOUSE. E questo software lo mette alla pari di tutti gli altri suoi colleghi, permettendogli di lavorare a tempo pieno come loro. Mi ha portato un'indipendenza che vuol dire tanto. Questo lavoro, che è anche la mia passione da ingegnere meccanico, riesco a farlo. Ma come si fa a progettare auto da corsa usando solo il naso? Gianluca ce lo fa vedere. Cioè qua stai facendo un progetto di... Allora, questo qua praticamente, esatto, vi sto facendo vedere il telaio di una vettura formula. Ma fammi un esempio, una vostra vettura chi la sta utilizzando? I piloti italiani, ad esempio Raffaele Marcello, altri piloti, è stato lo stesso Hamilton, cui ha vinto il campionato, o Rosberg. Cioè, diciamo che, tra virgolette, un po' la scuola per la Formula 1. Avete capito? Gianluca progetta auto, auto da corsa, che hanno guidato anche piloti del calibro di Hamilton. E lo fa anche grazie al software di Simone. Questo nasino, tin 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 tin. Poi andiamo a conoscere Giovanni. Lui, invece, grazie a FaceMOUSE, ha trovato addirittura l'amore. Infatti, li troviamo proprio insieme. Lui e la sua fidanzata Patrizia. Anche Giovanni è affetto da tetraparesi spastica, ma al contrario di Simone, non riesce proprio a parlare. Come fate a comunicare voi? Così. Buongiorno. Oh, come hai fatto? Vuoi provare? Cioè? Devi guardare dove guarda Giovanni. Con gli occhi indica le lettere. S-E-I. Sei bravo. Grazie Giovanni. Da quanto siete fidanzati voi? Maggio. Giovanni, nonostante faccia una gran fatica ad esprimersi, è un bel chiacchierone, ma anche molto romantico, e ci tiene a raccontare lui i dettagli della sua particolare storia d'amore. Come vi siete conosciuti? A Roma, in una sera, in una sconosciuta piazzetta. Hai visto la bella ragazza e ci hai provato, eh? Che ti ha detto quella sera? La sera più bella nella sua vita. Quindi questa invenzione di Simone è stata fondamentale per voi? Sì, sì, sì. Già, perché il giorno dopo essersi conosciuti, Patrizia doveva tornare in Polonia, a casa sua, e lui, per mantenersi in contatto con lei, ha iniziato a usare il software. Mi sono impegnato con... A conquistarla. Ti sei impegnata a conquistarla, quindi hai iniziato a scriverle tutti i giorni. Ma perché tra tante donne ti sei innamorato di lei? Vediamo se ti riesco a leggere. G? No, A. Mi sono perso però. Vuoi la mano? Sì. Forse mi hai ricordato la donna a Angelo di Dante. Lei è la tua Beatrice? Sì. Ti ha cambiato la vita FaceMOUSE? Sì, anche la mia vita. Prima come facevi? Sempre con l'aiuto di qualcuno. In Italia è molto difficile perché è un paese terzo mondo. Un paese di terzo mondo dal punto di vista della disabilità. Ma intanto, grazie a FaceMOUSE, Giovanni riesce a scrivere poesie, racconti, favole, tiene persino un diario quotidiano. Ma ora lo lasciamo solo per un poco nel suo computer e facciamo quattro chiacchiere con Patrizia. Una storia stranissima, cioè moltissime donne non lo capiranno e dice: ma com'è possibile? Va bene l'amore a prima vista, però... Anch'io non so perché. All'inizio per me era molto difficile capire e poi anche accettare, però cioè, amore è più forte dei nostri ragionamenti. Che ti scriveva? La poesia. Sicuramente senza FaceMOUSE non ti avrebbe scritto proprio quelle cose intime che ti voleva comunicare, sì. Perché c'era sempre una terza persona. Sì, certo. Ma ti ha scritto pure le cose? Sì, ma lui è... sembra così carino, eh? È un mandrillo. Hai capito Giovanni, il mandrillo? Ma secondo te FaceMOUSE serve a dei ragazzi che hanno questa disabilità? Sì, certo. È utile? Sì, è molto importante perché anche io posso fare le mie cose quando è con il computer. Studia e legge le sue cose, quelle che lo interessano. È importantissimo essere autonomo. Eh sì, perché i ragazzi con queste gravi disabilità non conoscono affatto la parola autonomia. Quello che per chiunque può sembrare banale, come andare su Facebook, leggere un libro,
per i disabili gravi e per i loro familiari non è per niente scontato. Ed è proprio questa l'autonomia che Simone cerca ogni giorno di condividere con i ragazzi che vivono le sue stesse difficoltà. C'ha gli occhi e un sorriso pazzesco. Ti posso abbracciare? Certo.